Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Buona settimana, eccomi per il volume 3 della serie Il mito del lunghissimo da 35 km. Zibaldone digitale alla mano, ho già tastierato il testo, scusate il gioco di parole, del podcast. Lo troverete come sempre anche in formato articolo, ma lo registro prima per YouTube in formato podcast. Allora, nel terzo volume che conclude la serie, vado a scomodare il dottor Jack Daniels, coach leggendario che è stato il creatore della formula Daniels. Allora, allenamento per la maratona. A che ritmo e quanto dovrebbero essere lunghe le vostre corse lunghe di durata? Una domanda che mi viene posta dai corridori. Precisazione. A corredo di questo testo, di questo podcast, nella descrizione troverete un intervento di Jack Daniels da 2 minuti che vi rimanderà ad un video in originale, quindi in inglese, lo ritroverete per andare ulteriormente ad approfondire nella descrizione, nella sezione descrizione del video. Una domanda che mi viene posta dai corridori in allenamento è: quanto dovrebbe essere lunga la mia corsa lunga? Allora, decidere la lunghezza della vostra corsa lunga è sempre una grande domanda. Come podisti sapete che le corse lunghe sono difficili e vi chiedete se riuscirete, se sarete in grado di completarle. Ma sapete anche che dovete sottoporvi alle corse lunghe per allenarvi, per ottenere un allenamento di successo nel fondo e nell'ultra fondo. Una corsa lunga dipende da 2 cose, 2 fattori: il vostro chilometraggio settimanale e il ritmo con cui correrete la corsa lunga. Il rito di iniziazione per la maggior parte dei podisti corridori che si allenano per una maratona sarebbe quello di mettere in fila, di accumulare un mucchio di uscite di corse da 32 a 35 chilometri nei fine settimana. Questo numero magico non considera tuttavia le differenze individuali nelle abilità e negli obiettivi. Senza un adeguato allenamento, 32-35 km alla fine di un programma di 3 settimane possono essere demoralizzanti e dannosi. Trovare il tempo e la lunghezza giusti per la vostra corsa lunga. Il dottor e coach Jack Daniels, tra parentesi, non il whisky, fornisce una linea guida per le vostre corse lunghe di durata. Daniels istruisce i corridori e i suoi atleti a non superare mai, portatevi a casa questo concetto, il 25-30% del loro chilometraggio settimanale in una corsa di durata, aggiungendo che un limite di tempo, e qua mi vado a collegare ai primi 2 volumi, da 2 ore e mezza a 3 ore dovrebbe essere applicato, tra parentesi, come golden rule, regola d'oro. Superare queste linee guida, infatti, come dicevo negli altri podcast, non offre alcun beneficio fisiologico e può portare l'atleta a sovrallenamento, lesioni articolari, tendine e burnout. Il dottor David Costil aggiunge anche che una corsa di 2 ore porta ad un esaurimento del glicogeno muscolare fino al 50%.
Mentre questo tasso di esaurimento è accettabile il giorno della gara, è invece controproducente a metà di un ciclo di allenamento, perché ci vogliono 72 ore per rigenerare le scorte glicogeno intramuscolare, costringendovi a recuperare il resto della settimana invece di essere pronti per affrontare un allenamento di qualità che viene subito a ruota. Il secondo fattore della vostra corsa lunga, che determina la vostra corsa lunga, è il ritmo a cui l'andrete ad eseguire, a svolgere. Citando Daniels, la corsa lunga dovrebbe essere da 1 a 1,5 minuti più lenta del vostro ritmo gara, quindi fate i vostri dovuti calcoli e proporzioni. Quindi, se avete intenzione di correre più lentamente di un ritmo di 5 minuti e 36 secondi a chilometro, allora dovreste evitare uscite da 32 chilometri. Questo vi porterebbe fuori dal limite di tempo delle 2 ore e mezza, 3 ore. Se correte a questo ritmo, finireste con 3 ore complessive di corsa. Qualsiasi cosa più lenta di un ritmo di 5,36 vi farebbe superare le 3 ore per un percorso di 32 chilometri, infrangendo e facendo venire meno così la regola cardine, la golden rule. Quindi, come si fa a finire una maratona 42 km e 195 metri senza mai correre 32 km di corsa lunga? E qua vado ad illustrare le alternative che avevo già impostato, imbastito nel secondo volume. Kevin e Keith Hanson dell'Hanson's Books Distance Project forniscono una soluzione a questo problema. Portatevi a casa questo secondo concetto, questo secondo punto. Prescrivono ai loro corridori, podisti, atleti, una corsa lunga di soli 25 km. Ma ecco il trucco. E ricordate qua che ritorna il concetto dell'accumulare grandi blocchi di lavoro cumulativo, l'effetto cumulativo. Cosa fanno fare? Fanno correre su gambe stanche per simulare gli ultimi 25 km della maratona, non i primi 25. Con questo metodo, che può essere molto personalizzato, vi fanno correre una corsa a tempo il giovedì, che può essere o un TT, un time trial a ritmo fisso, oppure una tempo run da 3/4 a 7/8 di sforzo, anche se parlando di maratona è molto più facile da 0.5 a 3/4 di sforzo, cioè vuol dire stare in zone 3 e zona 4 alta, continuando poi a correre il venerdì e il sabato per andare a generare deplezione di glicogeno, effetto cumulativo. In questo modo cosa succede? Non avete il tempo di recuperare pienamente le scorte di glicogeno intramuscolare prima della vostra corsa lunga del weekend, e non c'è niente come una tempo run o una prova sul tempo, un TT, il time trial, per arrivare con gambe stanche alla vostra corsa lunga domenicale. Daniels dice: ho usato questo metodo di marathon training per anni e posso dire che funziona. Ha mantenuto basse le possibilità di infortunio, permettendo ai miei allievi e atleti di arrivare fisicamente integri il giorno della gara. Stiamo volgendo alla conclusione della serie. Da dove proviene il mito dei 32/35 km? Negli anni 70
il tempo medio di arrivo di una maratona per amatori medio evoluti anche era sotto le 3 ore, anche abbondantemente sotto le 3 ore, ma si trattava di atleti che si impegnavano a fondo, erano epoche diverse, pochi fronzoli e molta pratica sul campo, erano atleti amatori evoluti e elite che riuscivano a finire più di 32 km in allenamento in molto meno di 3 ore. È da qui che nacque il magico lunghissimo da 35 km. Oggi, con l'aumento della popolarità e del numero di maratone che vengono organizzate a livello internazionale di maratoneti, il tempo medio per finire una maratona per il praticante medio si attesta intorno alle 4 ore e mezza, motivo per cui risulta molto più salutare e ottimale prescrivere uscite da 25 km, tenendo a mente quanto appena illustrato, ad atleti che hanno come obiettivo chiudere in 4 ore e mezza e più. Con questo concludo, con questo innesto e contributo del coach Jack Daniels, si va a concludere questa serie di 3 volumi. Per comprendere questi concetti o questi principi bisogna capire come la preparazione atletica sia fatta da tanti ingredienti. Come diceva il master coach Arthur Lydiard, tanti conoscono appunto gli ingredienti, ma pochi conoscono la ricetta. E soprattutto in un'epoca in cui si va ancora a interpretare l'allenamento per compartimenti stagni, ritorno a tanti miei video precedenti, invece che contemplare l'allenamento come un accumulo di molti blocchi di allenamento nei mesi nelle settimane, rimanendo fisicamente integri, quindi allenandosi sempre abbondantemente sotto soglia e anche sotto distanza per queste golden rules che sono andato ad illustrarvi. Molto bene, carissimi amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout, la serie si conclude qui. Se avete domande, contattatemi in descrizione. Fate approfondimenti sul coach Jack Daniels, perché è uno dei coach migliori e da cui potete imparare moltissimo. Potete trovare in internet, in rete, materiale non in italiano, ma gli strumenti ci sono, partendo dal video che trovate in descrizione. Per tutto il resto potete chiedere al sottoscritto, anche se siete interessati ad impostare un piano di lavoro su questi principi per godervi l'attività, continuare ad allenarsi in modo continuativo nel lungo periodo senza rischiare di vedersi il proprio allenamento, il proprio percorso di allenamento minato da infortuni debilitanti. Trovate per contattarmi tutti i link in descrizione. Da My Own Workout per oggi è tutto. Allenamenti intelligenti e come sempre a bombazza!